il mio atteggiamento è stato sempre quello di andare oltre il singolare umano. Il mio è un misticismo legato alla forma, a un cosmo che è padrone di sé. L'uomo fa parte di questo cosmo, ma insomma non è che pregandolo lo può cambiare. Questi sono i prototipi dell'incisione. Qui il colore non c'è praticamente, ma secondo me c'è un bel colore. L'idea è questa ombra che invade, crea queste scritture su queste pagine che poi nascono anche queste da un grigio in fondo e poi hanno queste parti luminose, no? Le parti luminose sono quelle che vengono scritte. L'ombra si trasforma, l'ombra si trasforma, è un'alchimia, insomma, un'alchimia dello spazio. E anche qua ci sono questi messaggi che sono più sintetici, che nascono dall'oltre e creano in mezzo una scrittura che quasi si potrebbe decifrare in una scrittura reale. Queste le ho chiamate cromopaginari perché hanno un intervento di colore e meno rilievo. E poi c'è questo fondo di cartone invece che di essere di legno. Sono simili come tecnica a quei due da cui è stato scelto il prototipo per l'incisione. La mia pittura c'è sempre stata, poi questa pittura si è un po' soffusa, si è un po' spenta, ma c'è sempre stata nell'interiorità delle opere. Introversa. Ecco, poi diciamo quando le opere erano solamente di legno, allora questa venatura del legno io la sentivo già come una pittura segreta, insomma. Faccio vedere delle mie cose antiche. L'inizio è grafico e senza rilievo, erano lavori su carta. Poi pian piano questi motivi che erano quasi ideogrammi si sono sfaldati ed è cominciato questo movimento caotico, questa materia della realtà. Però questa mia pittura non era mai gestuale, ma era sempre controllata, legata all'analisi, diciamo, di ogni punto. E io in fondo mi riferivo alla pittura dell'impressionismo, del post-impressionismo. Dopo questa fase qui ho cominciato a razionalizzare questi spazi, a chiudere queste forme in alcune icone. Prima sono state, diciamo, su una superficie unica, poi ho avuto l'idea di fare queste tavole staccate, poi si sono sempre più sintetizzate. Da queste tavole che erano dipinte, poi è venuto fuori il legno, insomma, no? E tutta questa fase del legno e questa oggettualità, insomma, di una metafisica astratta, non legata a una simbologia, diciamo. Questo qua. Buongiorno, questo è l'antro dell'incisore.
Ciao. Ehi, ciao Cristiano. Come stai? Appunto, dobbiamo trovare questi bianchi e questo, diciamo, giallino, verdino. Che poi praticamente è questo, da quell'ocra lì ci deve essere un verdone. Che è un bianco. Pensavo che dovevo tradurre questa immagine dal punto di vista grafico. In realtà Bruno Haller ha avuto delle idee più concrete per raggiungere questo stesso effetto di carattere pittorico e non lineare. Sembrava abbastanza giusto per avvicinarci a questa tua idea di composizione, vista anche le altre opere, no? Di mantenere un ordine classico dell'incisione proprio acquaforte e acquatinta per quanto riguarda le parti pittoriche, mentre questi due rilievi, questo qua lo possiamo ancora rileggere con un termine, diciamo, della pura incisione calcografica, fare un rilievo, diciamo, simulato. Quindi questa è un'illusione di rilievo. Mentre questo mi piacerebbe vederlo proprio come un collage, come tu l'hai realizzato. Aggiungo che queste linee sono sempre desunte da una quasi scrittura che poi viene piegata e una volta aperta diventa segno. Io non ho mai una formula, no, nel mio lavoro, no? L'opera deve nascere sempre individualmente e si aggiunge ad un repertorio. È qualcosa che varia un repertorio con un contributo, diciamo, ulteriore. Come si chiama quest'opera? Biverbo. Biverbo. Biverbo perché sono due tipi di scrittura, diciamo, che si confrontano. Poi c'è anche questo confronto con, invece, il ramo naturale, reale, l'origine. E quindi questi rami metafisici a un certo punto sentono però che esiste questa presenza e danno una reazione. Queste opere piccole è come se fossero più grandi, nascono dal piccolo per essere poi in fondo delle architetture abitabili, sono opere di grande formato, come dicevo prima. Poi ci sono dei giochi, magari si possono scoprire dopo, no? Come un pezzo di un vecchio pennello che è stato inserito, no? Questa è una matita, direi. E quella è una matita, quindi gli elementi della pittura e del disegno trasformati in vegetali, in rami come gli altri. Questo qui è intitolato Ego Libro ed è un ritratto. Quindi questa specie di sagoma che ogni tanto ritroviamo, no? Vagamente antropomorfa, è la memoria della tua presenza nell'opera. Ti ritrai nel senso doppio, direbbe Conte, perché uno si ritrae quando si coglie, si ritrae perché si tira indietro. Io credo che ci si ritrova sempre la mia origine dentro queste cose.
fatta la battuta del fondo, c'è l'altra parte, che è questa pittorica. L'abbiamo realizzato alla maniera dello zucchero, che ci ha permesso di dare, di costruire i gesti di Bruno per quanto riguarda la parte pittorica. Poi, dopo passato il bianco, facciamo intervenire questa parte che è il nero, l'ultima lastra che viene impressa nel foglio. Sto mangiando? Sì, sì, anche a forza. E noi facciamo parte della freccia del tempo, dell'esplosione, però poi bisogna vedere oltre, diciamo, questo universo che cosa succede di altro. Io non è che credo in questi universi paralleli, no? Però ci sono ulteriori dimensioni che ne comprendono altre. C'è scritto pure qualcosa sì, dietro? Sì, dietro c'è. Ma questa la chiama Bruno Halle, dai. Ma dai! E beh, stiamo parlando di cose così, cose così soffuse. Vedi? Mediamente, infatti. Stiamo parlando proprio sulla mente, la concettualizzazione. Questa è un'opera concettuale. Che era, Da spolverare. Senza, no, la polvere.